Buona giornata, benvenuti a una nuova puntata di Ore 12, un'altra giornata in nostra compagnia con Giovanni Palisto, buongiorno. Buongiorno Cristina Coppola, mercoledì 11 maggio, piove, l'avevamo previsto, non solo noi, un po' tutti e beh, le previsioni una volta tanto sono state rispettate. Anche per tutta la settimana, no? Mi dicono. Sì, non allarghiamoci, no, domani ancora brutto, venerdì però insomma, anche, c'è qualche poi speranza. Si vedrà, speranze per tanto, dobbiamo il lavorare, weekend. Anche voi, siete a casa, state lavorando, non so, state cucinando, cosa state facendo? Ditecelo, scriveteci o telefonateci, tra poco vedrete trascorrere sul nostro schermo i nostri riferimenti 0372 80 56 oppure ore12@cremona1.it. Eccoli qua. Visto che bravi dalla nostra regia, puntualissimi, appena chiedi che cosa, di cosa parleremo oggi cara Cristina? Parleremo di tanti argomenti, tra cui ci sarà un momento dedicato allo yoga in compagnia di Laura Bonomi. Benissimo, poi, vedi che non posso prendere parte perché mi sono messo la giacca. Quindi, anche io mi sono messo la giacca, quindi non posso prendere parte nemmeno io. Dobbiamo stare fermi, così, nel nostro ruolo. Poi parleremo invece con un magistrato, il dottor Pio Massa, che da 5 anni è al Tribunale di Cremona come presidente della sezione penale appunto del Tribunale di Cremona, ma pochi giorni fa è arrivata l'ufficializzazione, dalla prossima estate sarà il nuovo presidente del Tribunale di Parma e quindi ne approfittiamo per invitare per i saluti il dottor Massa nei nostri studi e naturalmente poi avremo modo di allargare un po' anche il discorso sulla magistratura cremonese e non solo. E poi con gli amici dell'Unlive vi presenteremo un progetto, in particolare una tesi dedicata all'istruzione professionale liutaria. Lo faremo con alcuni ospiti che conosceremo insieme oggi. Un poliambulatorio molto particolare che, diciamo, per alleviare le sofferenze dei pazienti presenti in attesa, diciamo, di incontrare il medico, ha pensato di allestire appunto questa sala d'attesa con delle opere d'arte. Avevamo già ospitato i responsabili di questo Medicenter di Cremona in via Giuseppina qualche mese fa, adesso tornano a trovarci perché domani alle 18 sarà inaugurata una nuova esposizione realizzata in collaborazione con il nuovo gruppo artistico Il Cascinetto, un'esposizione dedicata a Sofonisba Anguissola, quindi tanti quadri, tanta arte per appunto alleviare le sofferenze di coloro che sono in attesa di incontrare il medico in questo poliambulatorio. Ecco, arte ma anche spettacoli, no? Eh beh certo, anche spettacoli perché sabato e domenica a Cremona ci sarà la possibilità per tutti gli appassionati, per tutti coloro così che hanno qualche velleità artistica di partecipare a un workshop sul musical. E quindi il musical, insomma, sappiamo, un genere particolarmente complesso, ballo, canto, recitazione. Ebbene, ci saranno due artisti, sono Riccardo Sinisi e Elena Nieri, che terranno un workshop all'OSB Academy di Cremona sabato e domenica e poi ne parleremo proprio con i titolari. Ma intanto direi che se siamo pronti potremo collegarci con gli amici di Cremona Oggi, perché vedo già collegata con noi Laura Bosio per raccontarci quelle che sono le ultime notizie sul sito cremonaoggi.it. Laura, buongiorno. E allora noi non ti sentiamo in studio, non so se ti possono sentire anche in regia, riproviamo tra poco. Tra poco il collegamento. Allora Giovanni, intanto diamo uno sguardo anche a quella che è la nostra programmazione. La programmazione di Cremona 1, certo. Oggi, allora, mercoledì, cosa prevede? Pronto dottore, e come, non sei informato? Come la no? Nostra Federica Bandirali, la nostra Federica Bandirali stasera in diretta su Cremona 1 a partire dalle 21 con una nuova puntata. E allora, come sempre, per andare a scoprire quali saranno i temi e gli argomenti, come sempre potrete naturalmente contattarci in diretta, andiamo a vederci questo servizio. La radiologia intervenistica è una branca della radiologia medica che comprende tutte le procedure invasive o mini-invasive diagnostiche e terapeutiche effettuate mediante la guida e il controllo delle metodiche radiologiche. L'obiettivo è quello di ottenere risultati e mortalità uguali o migliori rispetto ai corrispondenti interventi chirurgici. La radiologia intervenistica può essere suddivisa in vascolare e extravascolare. Oggi è una disciplina caratterizzata da un'attenzione clinica sempre maggiore nei confronti dei pazienti. Il medico radiologo intervenista è un medico specialista capace di garantire non solo procedure mini-invasive, ma di seguire il paziente nel periodo preoperatorio, nel follow-up post-operatorio, attraverso anche ambulatori dedicati.
La materia ha subito e subisce tuttora un travolgente sviluppo e una rapida evoluzione grazie soprattutto alla tecnologia e alla disponibilità di materiali sempre più sofisticati e dedicati. Alla base delle procedure di radiologia intervenistica in ambito vascolare vi è la tecnica radiologica chiamata angiografia. Ospite in studio il dottor Gabriele Rozzi, responsabile di angiografia e radiologia intervenistica dell'ospedale di Cremona. Per intervenire 0372 8056, pronto dottore, @cremona1.it, invece l'indirizzo mail. Alle 21 in diretta, pronto dottore, l'appuntamento con la salute sulla nostra emittente. Bene. Eccoci di nuovo in diretta. Già il servizio mi fa sentire meglio, proprio basta il servizio. Va bene, a parte la programmazione di Cremona 1, volevo ricordare anche qualche appuntamento con gli spettacoli, con la musica, insomma Cremona città della musica, quindi ogni giorno c'è sempre un appuntamento. Oggi alle 17 al padiglione Amati del Museo del Violino si terrà il quarto appuntamento della rassegna Incontri Musicali alla mostra di Gabriella Benedini, concerto per sofonisba. Di tutt'altro genere invece gli altri appuntamenti, si parla di jazz e di blues, nuova notte jazz questa sera a partire dalle 21.30 al Chocbeck in piazza Stradivari, quindi in centro a Cremona, ci saranno Mattia Cigalini al sassofono e Ray Mazzoli al piano e alla voce, peraltro due musicisti che arrivano da Piacenza, così volevo sottolinearlo. Campanilista. Sempre da Piacenza, anche perché in questo caso siamo a Monticelli Dongina, il grande blues con i Dr. Wood in concerto per gli amici del circolo Amici della Po alle 21.30 appunto a Monticelli Dongina, quindi ricordiamo Stefano Sarchi, Silvia Preda e Max Pieri, Dr. Wood con il blues, jazz e blues, e vabbè, e dopo jazz e blues il musical? Direi di sì. Ma certo, ci manca solo quello. E allora per il musical incontriamo, Giovanni. Grazie Cristina, i nostri primi ospiti. Buongiorno, bentornati. Buongiorno. Grazie. Allora vi presento subito Nicolas Gelati e Stefania Borsotti, OSB Academy. Esatto. OSB Academy che è una struttura presente a Cremona già da diverso tempo e che organizza per il prossimo weekend un workshop dedicato al musical, che è un genere, come dicevamo qualche istante fa, particolarmente complesso per tutti gli attori, gli artisti che insomma sono impegnati, perché bisogna cantare, ballare, recitare, e proprio due artisti saranno i protagonisti di questo workshop, Riccardo Sinisi e Elena Nieri. E allora raccontateci un po' che cosa accadrà durante il weekend. Allora, durante il weekend ci sarà questa full immersion sul musical, quindi come dicevi tu saranno due giorni intensissimi di canto, danza e recitazione da 8 ore l'uno, quindi 8 ore sabato, 8 ore la domenica, dove ci saranno varie materie, si affronteranno oltre al canto, alla danza e alla recitazione anche corsi particolari come Mocking Audition, che è una nuova lezione che viene direttamente da Londra, quindi la preparazione per gli artisti alle audizioni, quindi come affrontare un'audizione nel migliore dei modi e come reggere lo stress dell'audizione. Eh beh, certo, è un momento insomma cruciale, anche perché momento, lì bisogna dare il meglio, ma in genere insomma quantomeno si è presi dall'emozione, presumo. Esattamente, no? Molto anche. Dallo stress, certo, ne sapete qualcosa. Esatto. E quindi insomma ci sarà anche questo aspetto nuovo. Ecco, chi prenderà parte a questo workshop, oltre naturalmente ai docenti? Beh, parte dai bambini, dall'età di 8 anni. Sì, perché anche i bambini devono iniziare presto ad appassionarsi di musical. Quindi dagli 8 anni in su, non c'è età per il musical, diciamo che può andare bene sia per i bambini, ragazzi, adolescenti, adulti. Affronteranno anche loro le tre materie, la danza, il teatro e il canto. Quindi ci saranno lezioni specifiche su tutti questi aspetti. Saranno divisi in gruppi, livello proprio base, anche per chi non ha mai fatto musical, livello intermedio e livello avanzato. Ecco, oltre alle ore dedicate allo studio o delle varie discipline, ci sarà anche una vera e propria creazione di un momento di spettacolo? È così? Sì, 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 verranno proprio messi in scena dei pezzi di repertorio di musical e tratti, possiamo dirlo, sì. Cioè, sorpresa. Solo un numero, dai, solo uno. Che faremo con i più piccoli, Doremi, tratto da tutti insieme appassionatamente. Certo. Quindi questa è un'anticipazione che vi diamo, ma non vi diciamo di più. Una piccola sorpresa. Parliamo invece dei due docenti. Allora, Elena Nieri, che vabbè è una insegnante di canto, che lavora con varie scuole, naturalmente è stata protagonista di vari musical. Esattamente. Sì. Sono entrambi dei nostri carissimi amici,
Elena è una performer, come anche Riccardo, in scena da molti anni nel panorama nazionale del musical. È partita con Grease, con la Compagnia dell'Arancia, Jesus Christ Superstar, Sister Act, un sacco di nomi, di titoli molto importanti nel panorama nazionale. È insegnante, come dicevi giustamente tu, di canto alla BSMT di Bologna, quindi un'accademia molto molto prestigiosa per il musical italiano. Lì è Priscilla. Questo è Priscilla, quello che stiamo vedendo, e sono Elena e Riccardo in scena insieme lo scorso anno, proprio a Milano, al Teatro Manzoni, dove hanno appunto lavorato insieme per tanti mesi. E invece Riccardo, anche lui un carissimo amico, in scena anche lui attualmente con Tutti Insieme Appassionatamente, ha fatto Priscilla, Jesus Christ Superstar, insomma titoli molto grossi anche nel suo caso, e viene da un'accademia di Milano che è l'SDM. Riccardo. E questo è Riccardo, sempre durante Priscilla appunto. Sì. Sono molto giovani, di Priscilla, ci riporta poi al famoso film, no? Dei primi anni 90, e da lì poi è stato tratto poi quello che è il musical vero e proprio, anche perché un film scandalo che tra l'altro possiamo anche vedere in questo momento, non so se anche sentire, perché appunto ci sono questi tre artisti un po' particolari che danno vita a questo viaggio che non è solo dedicato allo spettacolo, ma è un vero e proprio viaggio di vita, insomma, e questo naturalmente, ecco, poi con la colonna sonora con la famosa canzone degli ABBA, Mamma Mia, e quindi da lì presi il via questo successo, scattò questo successo mondiale che ha poi dato vita a un musical. Voi avete preso parte al musical? Noi abbiamo rifatto Priscilla l'anno scorso alla Festa del Torrone di Cremona. Sì, è vero, ne avevamo parlato. Quindi l'avevamo presentato al pubblico cremonese come anteprima, però fortunatamente è andata bene. Eravamo preoccupati un po' per lo scandalo, in Piazza Duomo. Affrontare una tematica come l'omosessualità, queste cose, era un po' forte. Però ha avuto un successone. Un successo non indifferente. Sì. Ricordiamo anche le immagini, la piazza assolutamente piena di gente. Allora, recitazione, danza, simulazioni di audizioni, canto corale, tecnica vocale. Ecco, ma in genere uno pensa, no, ci si avvicina al canto, appunto, o alla danza. Ecco, è molto difficile mettere insieme tutte queste capacità, tutte queste attitudini. Beh, sicuramente è difficilissimo, perché comunque sia mettere insieme ad esempio la danza, quindi ballare contemporaneamente, collegare il canto, è una cosa assai difficile. Dobbiamo iniziare per quello già da bambini. Certo. Ecco, tra l'altro dovremmo vedere adesso, se riusciamo, una clip che riguarda proprio Riccardo Sinisi, impegnato in Tutti Insieme Appassionatamente, che tra l'altro viene portato in tournée in questi mesi, in queste ultime settimane, una produzione molto ricca, come si può vedere. Gli attori principali sono Luca Ward e Vittoria Belvedere, quindi insomma una super produzione. Qui credo siano riprese realizzate alla Sistina di Roma, e quello che vedete e che sentiamo è proprio Riccardo Sinisi, che sarà poi appunto uno dei due docenti che sabato e domenica saranno a Cremona. Anzi, godiamoci un attimo di questo passaggio, va. Maggiorenne tra due anni, che bella la tua età. Uomini seri e meno seri, tutti ai tuoi piedi avrai. Maggiorenne tra due anni, scegliere tu dovrai. Ma è meglio stare in guardia, perché faranno follie per te. Grandissimo Riccardo Sinisi in Tutti Insieme Appassionatamente alla Sistina di Roma, ma insomma veramente bisognerà fargli complimenti, insomma, no? Anche perché è molto giovane. È molto giovane, sì. Cioè, già alle spalle una carriera e una formazione notevole. Beh, insomma, sì, tra l'altro appunto ha preso parte anche a numerosi spettacoli, tante produzioni anche di livelli molto alti. Quindi insomma sicuramente coloro che potranno partecipare a questo workshop saranno particolarmente fortunati ad avere docenti così preparati. Ne approfitto della presenza dei responsabili di OSB Academy per capire un po' quali saranno i programmi futuri di questa accademia, che offre la possibilità a Cremona, insomma, di misurarsi con queste
con l'arte della recitazione, del canto, quindi insomma una bella occasione per chi ha questa passione. Programmi futuri, adesso siamo vicini al saggio, meglio spettacolo, che faremo al Teatro Ponchielli di Cremona il 23 giugno alle ore 20:30. Quindi siete tutti impegnati siamo in questa preparazione. Sì, sono prove su prove, perché poi mettere insieme appunto bambini anche molto piccoli, perché noi prendiamo allievi a partire dai 3 anni, quindi piccini piccini e con i grandi, insomma, poi fanno molte cose anche insieme, bambini, grandi. Quest'anno il saggio, diciamo, che impronta avrà? Quest'anno la tematica sarà William Shakespeare, Per i 400 anni. Che è la tematica, anni. Esatto, sì. Data dalla sovrintendente Cauzzi, e noi seguiamo questo filone, quindi partiremo con dei quadri incentrati proprio su William Shakespeare e sul Rinascimento inglese, per poi affrontare tematiche un po' più moderne, quindi nel musical moderno, sempre però legate da una storia comunque che si lega a William Shakespeare. Non vi diciamo di più ovviamente perché... Sì, l'abbiamo creato noi. L'abbiamo creato noi e va visto. Quindi il 23 giugno vi aspettiamo. Il 23 giugno alla Ponchielli. L'assaggio degli allievi di OSB Academy di Cremona. Bene, direi che insomma carne al fuoco ce n'è, grazie. Sì, diciamo, poi vogliamo darti anche... Una news sì, molto che è proprio fresca, mentre venivamo in macchina abbiamo aggiunto un'ulteriore data per il workshop, quindi questo weekend 14 e 15 maggio e il prossimo weekend 21 e 22, perché a 14 e 15 abbiamo tutto sold out. Quindi 21 e 22 per chi volesse, abbiamo esteso anche al prossimo weekend il workshop. Quindi Elena Nieri e Riccardo Sinisi saranno qui. Saranno per con noi anche due il prossimo weekend. Esattamente. Bene, ci fa piacere averlo ricordato e sottolineato. Grazie a Stefania Borsotti e a Nicola Sagelati, OSB Academy di Cremona. Grazie. Bene, a questo punto, con un po' di musica e così con un pensiero a questi bellissimi musical che abbiamo citato, ci fermiamo per qualche istante. Ci vediamo tra poco con altri ospiti. Di nuovo in diretta, 12 e 22 minuti, Cremona 1, ore 12. E allora insieme diamo un'occhiata a quello che sta avvenendo a Cremona e dintorni, collegandoci con cremonaoggi.it. Laura Bosio, a te la linea. Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo un'ultima ora. È stata una grande operazione della Guardia di Finanza nei confronti di 3 persone. Si tratta di Antonio Silvani, sua figlia Ambra e la segretaria di Gisella Cividino. Queste 3 persone sono state arrestate per il reato di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, all'evasione fiscale e all'attribuzione fittizia della titolarità dei beni. Attraverso un escamotage truffavano i propri clienti vendendo in nero i propri serramenti, accettando solo denaro in contanti e successivamente andando a chiedere agli stessi clienti per l'ennesima volta il pagamento di quanto dovuto, minacciandoli di ingiunzioni di tipo giudiziario e addirittura certe volte ottenendo dei decreti ingiuntivi nei loro confronti. Passando a notizie di cronaca, come più volte annunciato, il Comune sta emettendo gli avvisi di accertamento per i tributi e le tasse comunali, non pagate o pagate solo in parte. Si tratta complessivamente di 819.000 euro, individuati a seguito di controlli sui contribuenti effettuati nel periodo tra gennaio e aprile 2016. In tutto sono 1.570 le cartelle in partenza, tra arretrati IMU, ICI, TASI e TARI. La voce più pesante è proprio rappresentata da quella dall'IMU. Il Comune ha accertato ben 572.000 euro di imposte evasa, con un importo medio per ciascuna cartella di quasi 1.000 euro. Restando sempre in ambito comunale, in 3 mesi sono arrivate ai cittadini ben 615.000 euro di multe. Il bilancio dell'ammontare dei verbali emessi e notificati tra gennaio e marzo dal Comune di Cremona. È l'ennesima pioggia di contravvenzioni sul capo dei cittadini che al Comune fruttano mediamente 200.000 euro al mese. Grazie Laura Bosio, buon lavoro a te e a tutti i colleghi di cremonaoggi.it. Allora si parla molto di conti, di soldi, di finanziamenti, ma torniamo invece a qualcosa di più elevato, di più artistico. Cristina.
Grazie Giovanni. Allora, ecco qua i nostri prossimi ospiti già accomodati sul nostro divano. È tornato a trovarci Roberto Villa, membro del consiglio direttivo di Anlai, accompagnato oggi da Carlos Alberto Ducon Nino, che arriva dalla Colombia per la prima volta in Italia, ma dovete sapere che parla un italiano quasi perfetto. Non so come abbia fatto, perché l'ha studiato italiano, ha studiato la nostra lingua. Sì, sì, certo, l'italiano l'ho studiato, ma è vero, l'ho imparato per passione. Perché lì in Colombia ho incontrato qualche italiano, anche in Francia, e così che ho imparato. E allora lui arriva dalla Francia, laureato in pedagogia e appunto ha studiato a Parigi, e adesso si trova in Italia per un progetto che riguarda una tesi sull'istruzione professionale liutaria, dico bene? Sì, sì. Come mai questo progetto? Come mai questo progetto? È che io sono appassionato di liuteria da adolescente, dunque io avevo provato di costruire, anche mio fratello costruisce delle chitarre e altri strumenti, ad esempio tiple, tradizionale in Colombia, bandola, un altro tradizionale della Colombia, ma io sono pedagogo, poi mi sono trasferito in Francia, adesso faccio questa laurea magistrale e ho deciso di lavorare la formazione in liuteria. Anche perché in America del Sud questo comincia a essere importante. Diciamo, ad esempio, in Argentina negli anni 50 è incominciata questa scuola a Tucumán col maestro Alfredo Del Lungo, lui italiano, e adesso questa scuola è venuta riconosciuta come laurea, ma appena 3 settimane fa. Dunque, questo comincia a diventare qualcosa di più importante. Anche se in Messico, ad esempio, la scuola di Querétaro, questa è incominciata nell'85, e in questa scuola anche è a livello di laurea. Poi adesso c'è nel Brasile e in Colombia ci sono qualche progetti, questo vuole, diciamo, spiccare il volo. Ed è ecco. Per quello che... Sì. È stato accolto dalla scuola di liuteria e dalla facoltà di musicologia. Da quanto tempo è a Cremona? Io sono arrivato il 30 aprile. Il 30 aprile, quindi da pochissimo tempo, una decina di giorni. E come è stato accolto in facoltà? Benissimo. Benissimo, benissimo. E ci racconti anche un po' in che cosa consisterà questa tesi? Allora, è che io voglio imparare dall'esperienza di Cremona. A Cremona con la sua storia in liuteria e la scuola, adesso anche nel 2012 che è stata inserita il saper fare liutario di Cremona nel patrimonio UNESCO, anche mi interessa questo, e so che adesso si è creata una laurea magistrale che deve cominciare con la facoltà di musicologia, sono capofila di questo e ho dunque parlato lì col direttore, con la professoressa Fulvia Caruso, che è stata gentilissima, e cominciamo. E quindi si comincia a lavorare. Quanto tempo rimarrà? 3 mesi. 3 mesi qui da noi per preparare questa tesi. Ma intanto c'è un po' anche la curiosità, cosa dici Roberto, di scoprire un po' come è vista Cremona, certo. All'estero, insomma. Sono mondi nuovi che vengono da noi a imparare, e questa qua è una fortuna per Cremona, come Anlai, ma anche perché lo stage che sta facendo lo sta facendo presso Anlai, sta seguendo insieme a noi questo percorso di visita, di entrare in un nuovo mondo che però come storia, diciamo, del Sud America conosce molto bene. Quindi per noi è un vantaggio poter esportare la nostra conoscenza, le nostre istruzioni. E anche l'immagine. Esatto, l'immagine. Questo dall'immagine a Cremona, ecco. Come è vista Cremona in Colombia? Ma Cremona non è tanto conosciuta. Non è tanto conosciuta, quindi bisogna farla conoscere, insomma. Certo. Sarà lei l'ambasciatore di Cremona per quanto riguarda la Colombia. L'occasione però è anche quello di parlare del 10° concorso nazionale di liuteria. Sì. Ho preso l'occasione di venire con Carlos, ma Carlos ci sta seguendo anche nel concorso, perché essendo il 10° concorso è un concorso veramente importante,
quest'anno l'abbiamo spostato dalla sede di Cremona alla sede del Castello Sforzesco di Milano. Tanto noi stiamo vedendo le immagini riferite alla scorsa edizione, l'ultima quindi che si è tenuta proprio nella nostra città. Sì, proprio presso il Palazzo Comunale. Quest'anno invece dicevo che sarà presso il Castello Sforzesco, ci hanno accolto la Fondazione Monzino presso le Mani Sapienti e nelle sale panoramiche verranno utilizzate le sale panoramiche e la Sala della Balla. È stato patrocinato chiaramente dal Comune di Milano, della Città di Milano e un riconoscimento anche della Regione Lombardia attraverso proprio la Presidenza del Consiglio regionale. È stato un grande successo perché si sono presentati oltre 120 partecipanti e quindi da conferma dell'importanza del concorso nazionale di strumenti ad arco organizzato dall'ANLAI. Ecco, questo è proprio il momento delle premiazioni dello scorso anno, invece quest'anno le premiazioni quando si svolgeranno? Allora, quest'anno le premiazioni saranno domenica 15 alle ore 15:30 presso la Sala della Balla del Castello Sforzesco. Ci saranno presenti chiaramente il presidente dell'ANLAI Nicolini e tutti i giurati di livello nazionale e internazionale, qualche nome, Raz, Pal, ungherese, Joaquin Capela, portoghese, ci sarà Sebastiano Maria Vianello come violinista, famoso in tutto il mondo, e tanti altri, Ardoli, di Massimo Ardoli di Cremona, Elisabetta Giordano, qualche nome mi sfugge, comunque sono veramente tante le presenze. E data l'importanza del concorso, verranno anche premiati per diciamo meriti legati alla musica e alla liuteria alcuni artisti, liutai e musicisti, e quindi sarà anche una grande festa. Abbiamo detto al presidente di giuria chi sarà, l'anno scorso abbiamo visto l'Anna Serova. E quest'anno? Questo Provic, siamo molto contenti perché è un ritorno comunque. Era già stato presidente in passato e anche quest'anno ci degnerà della sua presenza e presidenza. Intanto tu ci hai portato il diploma, diploma di partecipazione, quindi abbiamo già in anteprima, ovviamente non c'è scritto nessun nome. No, non c'è scritto nessun nome, no. Esattamente, anche perché i giurati sono qui a Cremona che stanno giudicando gli strumenti e quindi è ancora tutto in fase di valutazione. E allora tutto in fase di valutazione, ci sarà anche Carlos? Parteciperà? Carlos è uno dei nostri, l'abbiamo messo come coorganizzatore perché sta seguendo, cioè, uno stage è un fatto che deve essere presente, cioè deve essere presente, perché se non si segue, non si rende partecipe una persona che sta facendo uno stage, sarebbe inutile anche riceverlo così tanto per riceverlo, insomma. Qual è stata la prima immagine di Cremona che ha visto? La mia prima immagine, ma infatti io ero venuto qua a Cremona nel 2013 per una settimana, prima di questa volta, e mi sembra una città veramente bella, tranquilla, e quello mi piace tantissimo, e anche sono veramente accoglienti tutti questi liutai, dunque... Quindi si troverà bene. Conosco qualcuno. Dunque. Qualcuno già conosciuto. Sì. E allora in bocca al lupo per il progetto, magari alla fine possiamo anche pensare di rivederci per parlarne. Grazie a Roberto Villa, grazie a Carlos Alberto Duconanigno di essere stati i nostri ospiti. Grazie a voi. Per noi qualche istante di pausa, tra poco. Bentornati a ore 12, adesso spazio yoga con Laura Bonomi, abbiamo con lei un ospite, Cristiano Zanus Fortes, ex pivot di Varese dello Scudetto 1999, oggi insegnante di yoga, anche un po' a sottolineare come il basket e lo yoga, ne abbiamo parlato l'altra volta, lavorano bene insieme, vero Laura? Sì, direi benissimo. Allora, presentaci tu intanto bene il tuo ospite. Presenta da solo, frequentiamo la stessa scuola, le FO appunto di yoga in sedi diverse, ma comunque ci troviamo sempre nei seminari estivi e rimaniamo comunque sempre in contatto. E allora un attimo, guarda, vediamo un attimo,
Aspettiamo ancora un attimo, allora intanto lasciamo parlare, esatto, lasciamo parlare Cristiano. Tra parentesi, oggi è una giornata particolare perché proprio 17 anni fa Varese vinceva lo scudetto, per cui è l'anniversario di quello scudetto un po' storico. E mi piace anche un po' fare parallelismo fra la società di Varese di quel tempo e la società di Cremona, una società che crede molto negli italiani, crede molto nei giovani, per cui è un bel insomma modo. Cremona che ieri sera ha vinto, certo, quindi certo. Si è portata in pareggio con Venezia 1-1 e c'è una strada ancora lunga, per carità, però è stata una bella sorpresa quest'anno la Vanoli. Sì, ma è una società che ha saputo programmare, ha saputo mettere in pratica quelli che sono gli insegnamenti di un allenatore di assoluta esperienza e crede molto negli italiani, che è una cosa che fa bene a tutto il movimento in generale della pallacanestro. E allora Laura, proviamo, vediamo, abbiamo cambiato microfono, dicevamo che basket e yoga vanno d'accordo. Vanno d'accordo come con tutti gli sport, questo l'abbiamo già sottolineato infatti, quindi dicevo, noi frequentiamo la stessa scuola delle FOA in sedi diverse e rimaniamo comunque sempre in contatto perché ci conosciamo, abbiamo occasione di vederci ai seminari estivi di approfondimento, quindi siamo proprio così, abbiamo sempre degli scambi, direi, ottimi. E quindi oggi presentiamo. Lui mi guiderà finalmente nella pratica, così io avrò modo di riposare, ma prima volevamo presentare appunto questa forma di yoga. Esatto. Il Kriya Yoga. Esatto, Kriya Yoga, oggi parliamo di questo, che cos'è? Sì, è una pratica che io utilizzo molto nelle mie lezioni e direi che è molto molto adatta alla nostra epoca. È lo yoga che mette in sincronia proprio la mente e il respiro e veicola quindi l'energia vitale nel nostro corpo, ovunque. Quindi è uno yoga che agisce comunque in profondità? In profondità, nel nostro essere appunto, purificando sia il corpo che la mente. Quando dico purificando il corpo non sono cose strane, significa semplicemente quindi scioglie le articolazioni, scioglie i muscoli, ci ritroviamo dei movimenti più fluidi, più così guidati anche dal respiro e quindi più armonici nel nostro corpo. E quindi è una pratica molto coinvolgente per noi, completa e efficace perché agisce proprio in brevissimo tempo. Otteniamo dei risultati chiaramente sempre se abbiamo costanza, però in breve tempo. Che cos'è? Naturalmente è fatta di movimenti molto semplici ma raffinati. E quindi questo cosa fa? Coinvolge molto la mente, la costringe ad essere sempre attenta e consapevole verso quello che sta facendo. Infatti molto spesso noi assumiamo magari delle posizioni che appunto in yoga si chiamano asana, ma non facciamo caso a come le assumiamo, quindi il nostro movimento che ci porta verso la posizione è spesso viziato. Quindi è molto importante errori. Anche ragionare e lavorare sul movimento che porta alla posizione. Non assolutamente non dobbiamo prendere alla leggera il fatto di metterci in una posizione statica e pensare che poi la possiamo riaggiustare. No, dobbiamo prima sistemare il movimento che ci porta verso l'immobilità. Ecco, quindi assolutamente necessario. Quindi il Kriya con questi movimenti aiuta la mente a rimanere consapevole, attenta verso quello che andiamo a fare, mettendo proprio in crisi questi schemi automatici preacquisiti nel tempo e viziati. E io sorrido perché sono nuovi. Quegli schemi caratteristici poi di chi magari corre durante tutto il giorno senza pensare a come si muove. Esatto, no? Però poi si instaura un meccanismo automatico nel corpo per cui gli schemi errati vengono sostituiti da nuovi schemi corretti, cioè non dovremo più pensare a come muoverci, ci muoveremo automaticamente nel modo corretto perché il corpo ha una sua intelligenza, una sua memoria, quindi noi lo alleniamo per poi utilizzare nella vita quotidiana, non solo sul tappetino, non serve a niente, ecco, è fine a se stesso. E quindi poi muoveremo delle parti del corpo insieme, contemporaneamente, anche a velocità diverse, quindi tutti i movimenti dovranno essere predeterminati e guidati dal respiro, troviamo proprio un ritmo, un'armonia. Quindi velocità diverse significa che si comincia lentamente per acquisire il movimento? No, magari muoviamo le gambe con una velocità e le braccia con un'altra velocità.
quindi bisogna... Non è proprio facilissimo. Concentrare. All'inizio magari no, ma all'inizio potrebbe così, innervosire un attimo, non piacere perché io non sono capace, capita spesso, no? Poi invece alla fine si affezionano e vogliono solo quello. Ma facciamo le sequenze, che sono appunto questi movimenti poi eseguiti in sequenza, ecco, quindi si trovano poi in una dimensione così di unicità. Finalmente corpo e mente insieme, uniti dal veicolo del respiro, e questo ha dei grandissimi benefici sia a livello fisico che mentale, insomma, è proprio, migliora l'efficienza del nostro sistema psicofisico in generale. Ma quello che piace in tutto questo è vedere tutta la tranquillità che tu trasmetti e che riesci a mantenere, che forse anche questo viene molto dalla tua pratica. L'ho acquisita perché effettivamente sono molto cambiata da quando... Sì, eri anche tu una mamma folle, esagitata. Schizzata, sì. Lo schizzo c'è, ma diciamo che lo yoga ci abitua a portare la mente nel qui ed ora, nel momento che stiamo vivendo. Non serve a niente andare a fantasticare, a prevedere quello che andremo a fare e che non è ancora successo. Quindi, allora vediamolo questo qui ed ora, lo vediamo insieme. Sì, è molto interessante questa pratica, che può essere usata anche in maniera indipendente rispetto a uno yoga più statico nelle posizioni. Di solito il Kriya si usa per approcciare la posizione in maniera più raffinata, come diceva Laura. Invece qui lo useremo proprio come una pratica indipendente, dove andiamo a creare questa dinamica raffinata tra movimento e respiro, e questo porta questa connessione appunto molto profonda fra mente e corpo. Proviamo? Vai! Accomodati. Facciamo una... Sì, possiamo... È sempre bello all'inizio di ogni pratica mettersi in questa posizione, che può essere una posizione anche seduta normale, in questo caso Laura riesce a mantenere questa posizione, si chiama Sukhasana, deriva dalla... vuol dire posizione facile, posizione dello zucchero, ma non è molto facile per tutti, in questo caso Laura è molto sciolta. E si va a percepire uno stato iniziale, dove si va a osservare quelle che sono le condizioni, per esempio, del respiro, se ci sono dei disagi, se ci sono dei punti dove, per esempio, non percepiamo il corpo. Dopo che abbiamo fatto questa fotografia iniziale, possiamo invece cominciare la nostra pratica vera e propria. Oggi abbiamo deciso di cominciare con un esercizio che si chiama Talakriya e va a lavorare, per esempio, su una ritenzione a pieno. Ritenzione a pieno vuol dire che andiamo ad inspirare, a trattenere a pieno. Questo porta una grande attenzione della nostra mente verso il corpo, andiamo a schiacciare la colonna nel tratto lombare e nel tratto cervicale. Quando dobbiamo espirare lo facciamo rilasciandoci completamente. Per cui andiamo a creare una tensione, un'attivazione massima, dopodiché andiamo a rilasciare completamente. Questo è un esercizio che si può usare come purificazione iniziale, proprio per riportare in maniera inequivocabile la mente verso il corpo, una mente che di solito è attratta da pensieri, da una mente sognante che si porta sempre di più verso una dimensione di fantasia. Invece noi adesso la riportiamo bene verso il corpo. Facciamo qualche passaggio, e anche fra un passaggio e l'altro diamo il tempo anche con un paio di respirazioni, in modo da capire bene quelli che sono i cambiamenti iniziali in quello che stiamo facendo. La nostra mente è attratta sempre di più verso il corpo in questa interazione che c'è, che è proprio l'atto respiratorio. Quindi lei in questo momento si isola, si... Lei estranea, si sta isolando, non, esatto. Non si ricorda neanche più di essere... Non è vero, perché sorride, ti ho messo alla prova. No, la mente è sempre presente, però insomma andiamo a creare una relazione corretta. Cominciamo la vera e propria pratica di questo Kriya. Cominciamo con un Setu Kriya, un Kriya detto del ponte. Curiamo sempre la posizione iniziale, andando a sentire l'appoggio dei piedi, che saranno quelli che spingeranno per far sì che il bacino si sollevi. Per cui dopo una iniziale fase di osservazione andiamo a premere con i piedi verso terra. Questo farà sì che il bacino si sollevi dolcemente, vedete? Deve essere tutto molto facile. Ritornando indietro dobbiamo fare una leggera forzatura nel bacino in modo da appoggiare una vertebra dopo l'altra. Questo va a sciogliere anche in maniera molto dolce la colonna. Andiamo ad effettuare questo movimento per un po' di passaggi, lasciando
che sia la leggerezza che porta l'ispirazione a sollevare il bacino e questo ritorno alla parte più fisica, al peso del corpo che piano piano si riaccompagna a terra. Questo è un'attivazione anche dal punto di vista muscolare perché c'è una componente di forza che noi dobbiamo mettere per effettuare tutto questo. Sì, lei lo fa con molta naturalezza. Lo fa con molta naturalezza, però insomma è una che pratica come tutti gli insegnanti ogni giorno per sperimentare quello che poi deve proporre. Bene, fatto un po' di passaggi, andiamo a creare e a ritrovare ulteriormente questa dinamica movimento-respiro. È il respiro che guida il movimento, per cui la velocità dipende da quanto è lungo il nostro respiro, non è una velocità predeterminata. Andremo adesso a fare un esercizio con le braccia. Laura trascinerà le braccia lateralmente, vediamo fino a che non si allungheranno dietro la testa, inspirando fino al massimo allungamento, espirando invece le fa passare da sopra. Questo ci dà bene l'impressione di quanto sia lungo il respiro di Laura. Più il movimento è lento, più il respiro è lungo. L'apertura delle braccia anche favorisce questa apertura del torace, per cui andiamo a lavorare non solo con la respirazione addominale, ma anche con quella toracica. Andiamo per cui a espandere questa nostra capacità respiratoria. E in tutto questo la mente rallenta sempre di più il suo ritmo. E lo facciamo fare un'ultima volta in modo da dare poi spazio ad altri esercizi. E come dicevamo prima, il prossimo passo sarà unire due movimenti. Le velocità sono diverse perché la lunghezza del movimento è diversa. Guardate, prima il bacino che si solleva è un movimento piccolo, questo è un movimento grande. Per cui adesso andremo ad unire, passeremo per sopra però, per cui faremo sia inspirando che espirando questo passaggio per sopra, il bacino si solleva in contemporanea, le braccia si allungano e ritornando indietro andiamo a riappoggiare tutto per terra. Sì, già si notano bene i due movimenti di differenti, due velocità differenti, esatto. Per cui anche la mente deve essere molto concentrata a mantenere questa coordinazione. Molto più veloce quello delle braccia, esatto. Molto più lento quello del bacino. E tutto senza poi perdere i dettagli, perché i piedi devono continuare a spingere in tutta la loro superficie, per cui non dobbiamo far sì che, per esempio, si spinga più con i talloni o più con, più con le punte. Lo facciamo fare un'ultima volta, dopodiché andremo ad approfondire l'atto espiratorio. Faremo sì che Laura vada a prendersi con le mani le ginocchia, per cui andiamo ad approfondire l'espirazione. Possiamo mantenere la testa a terra oppure a sollevarla. In questo caso dobbiamo stare molto attenti però a non tirare con la parte posteriore del collo ma con la parte anteriore. Esatto, dopodiché appoggiamo bene testa, mani e piedi, dopodiché andiamo bene in allungamento e ripetiamo un po' di volte. Andiamo a mettere sempre più elementi. Quindi andiamo a completare. Esatto. Quanto può durare questo tipo di esercizio? Bah, diciamo che dura quanto vogliamo noi. Adesso noi lo facciamo in una... Beh, ovviamente. Sì, stringiamo un po', lo facciamo ultima volta in questa fase fi. Dopodiché proviamo ad alternare due tipi di esercizi. Per cui adesso Laura andrà a prendersi le ginocchia e al prossimo atto inspiratorio invece andrà a allungare completamente le gambe spingendole verso il soffitto e le braccia dietro la testa. Questo è una variante di Pavana Mukta Kriya, si chiama, andiamo a dare dei nomi anche giusto per capire cosa stiamo facendo. Espirando si ritorna con le mani e le ginocchia e andrà ad alternare con quello che abbiamo fatto prima, per cui oltretutto dobbiamo aggiungere la memoria di ricordarsi tutti i dettagli, quello che stiamo facendo. Sembra facile, ma ricordarsi tutto è lì che serve poi l'insegnante che ti ricorda come proseguire. È come guidare la macchina per la prima volta, ci si sente a disagio perché non si sa bene cosa si sta facendo, invece praticando, facendo le cose passaggio dopo passaggio. Non ti confondi tra i passaggi ma riesci a mantenere un'armonia complessiva. Certo, questo va a purificare anche la mente, la rende sempre più veloce, sempre più agile, sempre più sciolta. Ecco, facciamo un ultimo passaggio di questo, un ultimo passaggio di quello prima.
comunque sono movimenti che magari con un po' di pratica, con un po' di qualche difficoltà eccetera, ma che possono fare più o meno tutti. Possono fare più o meno tutti. Una domanda che mi fanno spesso è come faccio a fare yoga essendo così alto. Lo yoga è una cosa che possono fare tutti, non serve fare posizioni complicate per fare yoga. Lo yoga è una dinamica in cui si entra in contatto con il nostro corpo tramite il respiro. Basta avere molto spazio intorno. Esatto. Bene, manteniamo adesso la posizione, andiamo a inserire in una posizione statica un movimento che è solo quello delle mani e dei piedi, per cui espirando Laura andrà a chiudere i pugni, vedete, a spingere le punte dei piedi verso il soffitto, e inspirando va ad aprire e a spingere i talloni. Andiamo a curare più i dettagli, per cui all'interno di una posizione che è già una posizione da parte della tradizione dello yoga, andiamo a inserire un movimento sempre relazionato al respiro. Adesso il movimento è piccolo, per cui vedrete che è lento rispetto alla lunghezza del respiro di Laura. Adesso Laura ci fa vedere questa posizione che è in questo caso perfetta, nel caso fossimo un po' più, potremmo semplicemente tenere le gambe leggermente piegate. Leggermente piegate, sì. Questo aiuta. Quindi non è necessario avere la... No, assolutamente. Dobbiamo creare gli adattamenti che servono per mantenere tutto comodo. Deve essere la mente, soprattutto la nostra mente non deve sentire disagi, perché sennò la mente si appoggia ai disagi. Non deve essere uno sforzo. C'è una componente di forza, certo, ma non di sforzo, non eccessiva. Questo per non compromettere anche il respiro, che deve rimanere sempre nella sua massima potenzialità. Ok, andiamo a inserire adesso un ultimo esercizio, lo chiamiamo esercizio della goccia, per cui espirando Laura andrà a premere, vedete, a spingere le mani verso i piedi, si formerà il corpo, prenderà questa forma. Questo è un pochino più complicato. Sì, questo va a lavorare anche sulla forza del centro del corpo, insomma anche gli addominali si vanno a stimolare fortemente. Però la ripetizione servirà per far sì che tutto questo si faccia con sempre minor sforzo. Noi non cerchiamo la fatica, noi cerchiamo di far funzionare il nostro corpo in maniera sempre più efficiente. E capirete che anche per un giocatore di basket far lavorare il proprio corpo con maggiore efficienza vuol dire risparmiare forze, essere più lucido. Ed essere anche più concentrato, riuscire a trovare... Ok, lo facciamo un ultimo paio di volte, giusto per dare un equilibrio un po' a tutta la sequenza. Ci ricordiamo sempre di mantenere la mascella rilasciata, questo per non compromettere l'assetto posturale e non portare rigidità al collo, nella colonna, al collo, sì. Esatto, noi siamo sempre molto in difesa con questa mascella bella serrata. Ultimo passaggio, dopodiché andremo a rilasciarci tranquillamente in una posizione di riposo. Così andiamo a sentire Laura come si sente, no? Perché l'ultima domanda è sempre quella. Esatto, della... adesso andrà come a prendersi le ginocchia. Questa è una posizione Pavana Muktasana, questa è una posizione, vedete, di massimo rilascio, la schiena è completamente aderita a terra. E come ultimo passaggio andremo a portarci in una posizione di massimo rilascio, Shavasana, questa è detta posizione proprio del cadavere, perché dobbiamo lasciarci andare completamente. Qui la nostra mente, nel totale abbandono del corpo, riuscirà a capire quali sono stati i cambiamenti che siamo andati a provocare. In questo momento Laura, tramite la sua vidya, il suo occhio interiore, sta guardando, osservando, percependo, capendo quali sono stati i cambiamenti che sono avvenuti anche in questi pochi minuti di pratica. Dopodiché, piano piano, ci riportiamo. La facciamo alzare, torna Riportiamo, esatto. Al divano. Nel mondo dei... Abbiamo ancora un minutino giusto per sentire. Ecco, questa è la prima volta. Ma mio marito mi dice che vivo in terra. Dice sei caduta. E quindi, no, dopo questi movimenti, chiaramente l'osservazione, come diceva Cristiano, del nostro occhio interno, si porta a percepire un corpo più omogeneo. Quindi Non mi sento più i vari pezzi, mi sento un tutt'uno, mi sento anche più grande, più piena, emano proprio questa mia energia vitale.
Sono più calda. Una presa di coscienza più globale, sì, piuttosto che magari una consapevolezza che va verso un punto. Yoga proprio porta questo, insomma, questa unicità che ci si ritrova e questo respiro che si è espanso, si è reso più fluido, più calmo, e quindi la mente chiaramente non ha più modo di pensare a dei, chiamiamo noi, pensieri parassiti. E quindi anche le tensioni nel corpo si rilasciano. Allora andiamo a togliere anche i miei pensieri parassiti adesso dietro le quinte. Grazie a Laura Bonomi, grazie a Cristiano Zanos Fortes, grazie per essere stati ospiti del nostro salotto. Noi ci dobbiamo fermare perché Giovanni vi aspetta con altri ospiti tra poco. Una mostra particolare in un luogo particolare, domani alle 18 infatti al Medicenter in via Giuseppina a Cremona sarà inaugurata una mostra dedicata a Sofonisba Anguissola, ma la particolarità è che in questa mostra è appunto in un poliambulatorio, in una, credo nella sala d'aspetto. Ne parliamo subito con la titolare del Medicenter, Rosalia Corbani, e con altri ospiti che poi vi presenterò. Allora, dottoressa Corbani, questa terapia, no, questo aspetto terapeutico dell'arte, non è la prima volta che ospitate una mostra? Non è la prima volta, in effetti ne abbiamo già fatto un'altra che era dedicata all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Questa mostra è stata il nostro primo impatto e è andata benissimo, tanto è vero che abbiamo dovuto anche prolungare i tempi di questa mostra. Cioè c'erano malori apposta, gente che si sentiva male apposta per andare in questa sala d'aspetto, no, non scherzo, no, però le sale d'aspetto sono diventate in questo modo non più quel luogo inospitale, certo, che normalmente un po' c'è, freddo. Un po' freddo così, ma sono diventate proprio delle situazioni in cui le persone potevano interagire con i dipinti, potevano tirar fuori le loro emozioni e nello stesso tempo potevano conoscere dei nuovi artisti che magari non avevano la possibilità di andare in una galleria d'arte, e in questo modo abbiamo fatto conoscere un artista che era Manfredini, che ha avuto poi un seguito perché dopo la nostra mostra ha avuto un'altra mostra importante a Bologna, dove è stato messo a disposizione un altro spazio sanitario, quindi la nostra idea ha preso il volo, certo, a Bologna, probabilmente ci sarà anche a Ferrara, e quindi è andata molto bene. Questo ci ha dato l'idea di continuare. Adesso ospitiamo una mostra su Sofonisba Anguissola, che è questa grande artista cremonese del 1500. I dipinti che noi esponiamo sono dipinti che provengono già da un'altra mostra che era stata fatta in comune alla Sala Labardiere, certo, all'ex Sala dei Violini, per l'esattezza. E sono dei dipinti che sono stati fatti dagli allievi del gruppo artistico. E di questo parleremo tra qualche istante. Sentiamo adesso l'architetto Valentina Volpi, che ha curato l'allestimento di questa e anche della precedente esposizione. Sì, per la precedente esposizione avevo proprio curato la mostra, nel senso che lavorando insieme all'artista avevamo elaborato uno sviluppo di tutte le opere più l'allestimento. Allora, l'architetto lo sentiamo dopo, sentiamo adesso invece Franca Zucchetti, che è invece la responsabile del nuovo gruppo artistico della Cascinetto, questi artisti che sono guidati dal professor Serfogli e che hanno prodotto le opere d'arte che saranno poi esposte da domani. Sì, ecco, allora, come già aveva detto precedentemente Lia, questa è la mostra che viene riproposta al Medicenter, comprende una parte delle opere che sono già state esposte precedentemente nella mostra della sala ex violini del comune di Cremona dal 23 di aprile scorso fino al 1 maggio. La nostra Lia ci ha proposto, essendo una socia del Cascinetto e una esimia pittrice, ci ha proposto di continuare l'esposizione che era stata breve, e noi abbiamo accettato volentieri. Ma due parole su questo gruppo artistico, il gruppo artistico, appunto, il gruppo artistico del Cascinetto è un'associazione di promozione sociale e culturale che
organizza corsi di arte grafica e pittorica, sì, che si articolano in due modalità, laboratori e approfondimenti. Il direttore artistico è il professor Marco Serfogli, docente di discipline grafiche, certo, e pittoriche del liceo Munari di Cremona, coadiuvato dalla pittrice Anna Bolognesi, che cura un approfondimento particolare che riguarda la pittura d'olio. La mostra, e concludo con questa notizia, la mostra Sofonisba le altre E, che era stata appunto organizzata presso il Palazzo Comunale, si collocava a sua volta all'interno di un progetto che è molto importante per la nostra amministrazione, che si chiama Cultura Partecipata 2016 e che aveva proposto a enti, ad associazioni e a gruppi di cittadini di elaborare progetti relativamente a quattro grandi temi, che erano la Costituzione, la salute e cibo, il saper fare liutario musicale, certo, e affinità grandi insomma eventi. Quello che ci fa piacere è mettere in evidenza appunto che c'è questo gruppo di artisti che in realtà insomma sono spinti da una grande passione, sì, e appunto presso il cascinetto riescono poi a dare sfogo e a dare concretezza a questa loro passione. Architetto, allora dicevamo questo allestimento. Allora, parlavamo dell'allestimento. Come dicevo prima, la mostra precedente, quella di cui ha fatto anche, a cui ha alluso prima anche la dottoressa, l'avevo proprio curata a partire dagli artisti. In questo caso è stata fatta una selezione dalle opere, certo, del cascinetto, e mi sono messa in gioco più che altro nell'allestimento. Come poi dirà anche Antonia, sì, Stradivari, sostanzialmente le nostre fonti di studio sono state molto simili. Ci siamo rifatte entrambi alla grandissima Mina Gregori, conterranea, e alla mostra che aveva curato con Flavio Caroli a Cremona ancora nel 94. Quindi sostanzialmente diciamo che io ho preso più uno svolgimento storico, artistico della vita della pittrice, quindi la mostra è sviluppata in cinque ambiti specifici. La prima riguarda gli autoritratti della, sì, della pittrice, quindi la sua presentazione. Una sezione parla di Lucia, l'altra Anguissola, pittrice. Poi c'è un'area che riguarda i ritratti di famiglia, della famiglia Anguissola, chiaramente. Ed infine le due aree delle commissioni, una in generale, quella che viene definita dei moti dell'anima, e quindi la rappresentazione delle sensazioni intime nel ritratto, e poi chiaramente quella di, perfetto, corte. Ecco, ma con Antonia Stradivari, autrice del testo teatrale Sofonisba da Cremona e La voce dell'anima, edizioni libreria del convegno, vogliamo sapere un po' di più di questa Sofonisba Anguissola, che appunto viene un po' raccontata come una delle prime esponenti femminili, no, artistiche del 1500. Sì, è stato un caso. Io ho scritto questa pièce teatrale e Valentina è piombata alla libreria del convegno, sì, e quindi ci siamo trovate. È stato interessante perché il riscontro di questo libro è stato: pensavamo che Sofonisba Anguissola fosse un'icona del Cinquecento, una donna molto famosa in certi periodi, meno in altri, però come una statua fredda. Invece mi hanno detto: tu l'hai tirata giù un po' da questo piedestallo e ne hai parlato come donna. È stata un po', diciamo, una scommessa, anche se di Sofonisba ci sono un sacco di documentazione, perché ha avuto una vita lunghissima, ha vissuto 96 anni circa, quindi... Nata a Cremona e morta a Palermo. È morta a Palermo, non è mai più tornata nella sua città. E niente, questo è il piccolo libro. Mi farebbe piacere appunto parlare più dettagliatamente di Sofonisba, e che i cremonesi anche la riconoscessero di più. E sì, questa, diciamo, esposizione al Medicenter può essere un'occasione per quantomeno un primo passo per avvicinarsi, sì, a questa artista del 1500. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è già terminato, io mi scuso con i nostri ospiti, ma siamo veramente un po' di corsa. Comunque vi ricordo l'appuntamento domani alle 18 in via Giuseppina al Medicenter di Cremona con questa esposizione, che in realtà andrà avanti fino a domenica 12 giugno, ovviamente l'ingresso è libero, in questo poliambulatorio dove è possibile ammirare le realtà artistiche prodotte dal nuovo gruppo artistico Il Cascinetto. Grazie allora a Rosalia Corbani, che è la titolare del Medicenter, ad Antonia Stradivari, Valentina Volpi e a Franca Zucchetti.
Grazie. A questo punto mi sposto velocemente per raggiungere il nostro ultimo ospite. Mi fa molto piacere salutare il dottor Pio Massa. Dottore, buongiorno, benvenuto a Cremona 1. Allora, il giudice Pio Massa, molto noto perché è al Tribunale di Cremona come presidente della sezione penale da 5 anni. Adesso la notizia ufficializzata pochi giorni fa è relativa al suo trasferimento a Parma come presidente del Tribunale di Parma. E allora, dottor Massa, subito un primo bilancio di questi 5 anni a Cremona. Sono venuto a Cremona per sfruttare, diciamo, le competenze acquisite in un settore specialistico da qualche anno, cioè quello penale, e provare a dirigere la sezione del Tribunale di Cremona, la sezione penale. L'esperienza è stata molto positiva, tant'è che confesso che vado via con tanto rimpianto. Se non avessi avuto, diciamo, questa possibilità anche prestigiosa e importante di dirigere il Tribunale di Parma, probabilmente mi sarei fermato ancora un po', perché mi sono trovato veramente molto bene. Ecco, appunto, per chi non è addentro, no? Diciamo, ricordiamo, lei ci potrà confermare che il ruolo, l'incarico di presidente di tribunale è uno dei ruoli, degli incarichi più prestigiosi nell'ambito della carriera. Sicuramente sì, è prestigioso, ma è anche foriero di tante complicazioni, perché si chiede nell'organizzazione, diciamo, della giustizia in Italia, richiede chi al magistrato che dirige un ufficio giudiziario, un settore dell'attività giudiziaria, di essere esperto in tante cose, non soltanto quelle appunto tecniche del rendere giustizia, ma di essere geometra, architetto e compagnia bella, e quindi confrontarsi con problemi di scarsità di risorse soprattutto. Ecco, allora, dicevamo, 5 anni intensi a Cremona. Intanto vediamo alcuni momenti anche della sua carriera, su cui poi torneremo. 5 anni intensi anche con processi molto importanti, tra i tanti ricordiamo il processo Iori, con una condanna poi confermata in Cassazione, e anche soprattutto un passaggio cruciale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia cremonese, cioè l'accorpamento del Tribunale di Crema a quello di Cremona. E proprio l'altro giorno leggevamo sul quotidiano locale questa sfida vinta dell'accorpamento. Non è stato un passaggio molto impegnativo, ma alla fine i numeri vi hanno dato ragione. Sì, non ci siamo. L'accorpamento è stato deciso ovviamente a livello legislativo. È stato imposto, diciamo. È stato imposto. E ha comportato tantissimi problemi logistici, soprattutto di reperibilità di spazio, di trasferimenti di personale, trasferimenti di fascicoli, nel tentativo di non perdere troppo tempo e quindi di riprendere rapidamente l'attività. Quindi una grande fatica. Abbiamo, grazie anche al comune, devo dire, di Cremona, siamo riusciti a reperire i locali esterni, dove poi sono stati allocati gli ufficiali giudiziari, i giudici di pace, per permettere di recuperare quegli spazi indispensabili per far fronte a un tribunale di altre dimensioni. E adesso lei diceva è quasi un vantaggio questo accorpamento, è diventato quasi un'opportunità. Io penso di sì, sinceramente sono profondamente convinto che è stato un grande vantaggio per Cremona, per la provincia, per l'amministrazione della giustizia, perché il Tribunale di Cremona ha avuto così dimensioni di magistrati, di personale, di organico, tali, parliamo di 20 magistrati nel Tribunale, 7 alla Procura della Repubblica, da reggere meglio, con maggiore organizzazione, l'impatto con i procedimenti civili e i procedimenti penali. Certo. È possibile adesso una specializzazione nel civile e nel penale. Se ci sono carenze e vacanze di posti in organico tra i magistrati, è più facile reggere a queste difficoltà. E l'organizzazione che è stata poi creata è stata, io ritengo, veramente ottima, sia per il penale, grazie alla Presidente Marini, scusate, per il civile, grazie alla Presidente Marini, e il Tribunale di Cremona, io penso che sia a livelli veramente di efficienza notevolissima nel panorama nazionale. E certo, adesso lei viene trasferito a Parma, appunto viene indicato come nuovo presidente del Tribunale di Parma, sede peraltro che negli ultimi anni, insomma, è stato un po' al centro di cronache giudiziarie molto importanti. Certamente, il problema dei tribunali di medie dimensioni, come Parma anche, leggermente più grande di Cremona, ma neanche tanto, cioè 4-5 giudici in più, è che come Cremona si fa difficoltà a reggere all'impatto di eventi eccezionali. Ecco, noi a Cremona abbiamo avuto l'evento, oltre all'accorpamento, che un evento logistico, abbiamo avuto un evento eccezionale. Certo, che avremo. Sì, sì, sì. Abbiamo iniziato che il calcio scommesse a Parma, molti dei problemi derivano dall'impatto che ha avuto lo scandalo Parmalat e i numerosissimi processi
sia per i dirigenti della Parmalat, sia per i dirigenti bancari accusati di concorso in bancarotta fraudolente, che sono durati tantissimo tempo, alcuni sono ancora in circuito, e con un connesso contenzioso civilistico molto importante. Prima faceva riferimento al fatto che il presidente di un tribunale deve veramente occuparsi un po' di tutto. Lei diceva devo diventare anche geometra. Questo significa che poi il presidente del tribunale in realtà può veramente dare una spinta e influenzare quella che è tutta l'attività, come dire, oliare tutta la macchina. Ecco, parliamo di efficienza nella magistratura, nella giustizia italiana. Spesso ci sono lentezze che ricadono poi sui cittadini. Il presidente di un tribunale può veramente fare qualcosa? Non è un deus ex machina, perché è un dirigente che, per esempio, ha un budget pari a zero sostanzialmente, quindi investimenti non se ne possono fare, non possiamo assumere nessuno. Siamo molto limitati, però c'è un piccolo margine di autonomia che si riflette molto nelle capacità di organizzare al meglio le poche risorse disponibili. Ma perché ci sono in Italia tribunali, no? Famoso il caso del Tribunale di Torino, dove sono stati tutti i precedenti, tutti i fascicoli che si erano accumulati nel corso degli anni, insomma, sono stati molto velocemente smaltiti. I tribunali funzionano bene, altri no. Dipende dai magistrati. No, anche, ma dipende dal livello di organizzazione, anche se l'organizzazione non può fare miracoli, perché il problema, in linea generale, il problema della giustizia italiana, soprattutto quella civile, è che se affluiscono milioni di procedimenti civili e quindi pro capite i giudici civili, per esempio, ne hanno un numero spropositato, possono essere i migliori d'Europa, come sono i migliori d'Europa in termini di produttività, ma il divario non si... Ma quelle polemiche quando ci dicono noi i magistrati lavorano poco, fanno troppe ferie, adesso ve le hanno anche ridotte. Sì, ma le ferie sono ridotte, ma sinceramente è un falso problema. È un falso problema, anzi, diciamo, un piccolo scherzetto della politica a cui è fatto piacere mettere un po' la berlina invece i magistrati italiani, che hanno un grande senso invece del sacrificio. Le ferie non ci interessano, ci interessa poter lavorare al meglio, avendo una dotazione che attualmente manca, perché l'informatica, che pur in qualche modo c'è, non può fare miracoli. Serve personale soprattutto, che non abbiamo, perché il personale, i nostri dipendenti vanno in pensione e non sono sostituiti da nessuno da 20 anni, e quindi questo dato pone un limite oggettivo alla, per esempio, alla capacità di produttività nel settore penale, dove è indispensabile la presenza di un assistente, un cancelliere fisso a ogni udienza penale che si tiene. C'è un po' questo paradosso, no? Che i magistrati appunto sono alti dirigenti, poi spesso magari non dico che non hanno nemmeno la segretaria, ma in alcuni casi poco ci manca. Questo è assurdo, questo è un punto dolente in cui parzialmente si sta cercando di rimediare, cercando di creare attorno a un magistrato uno staff di personale, come c'è in tutti i paesi del mondo. La mancanza di risorse, diciamo, del Ministero della Giustizia fa sì che al momento si sta tentando, ma non con personale qualificato, ma con stagisti, che peraltro hanno una loro funzionalità, e quindi qualcuno di noi ha, per esempio, laureati usciti dalle scuole di perfezionamento delle materie legali, che si fermano un anno e mezzo e supportano l'attività del magistrato. In questo momento c'è stato, diciamo, un incendio nei rapporti tra magistratura e politica, sono di nuovo molto tesi, come lo sono stati anche in passato, soprattutto in riferimento alla possibilità che i magistrati hanno di poter esprimere un giudizio sul prossimo referendum costituzionale. È intervenuto il Presidente della Repubblica, il CSM si è attivato. Lei cosa pensa di questa vicenda? È giusto che un magistrato si esprima oppure no? L'opinione personale è un diritto costituzionale, quindi è giusto che ciascuno debba dire la sua. Certo, c'è modo e modo di esprimere le proprie opinioni, e bisogna essere sempre equilibrati e temperati. Altro discorso se invece i magistrati, non come singoli, ma come collettività o come correnti organizzate, devono intervenire. Questo è il tema caliente, diciamo, del dibattito odierno. E io ho qualche dubbio, ecco, penso che sulle tematiche che non sono prettamente di ordinamento giudiziario, invece, e più invece squisitamente politiche, la valutazione dei magistrati è fatta a titolo personale, ma male si fa a schierare la magistratura, una parte della magistratura, a favore o contro una linea politica, diciamo, certo, così. Che tra l'altro lo dice lei, che ha avuto un ruolo molto importante proprio anche all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, insomma, in passato, quindi lo dice, diciamo, anche da ex, tra virgolette, sindacalista.
Sì, questo è vero, è stato un periodo piacevole anche della mia carriera, mi ha permesso di conoscere i meccanismi e i rapporti soprattutto tra un sindacato, che è il nostro, e poi il mondo politico, soprattutto il Ministero della Giustizia, il CSM. Ecco, di recente il procuratore di Martino a Cremona ha lanciato un po' un allarme, dice no, io lascio questa magistratura, non vengo valorizzato, sono stato rottamato, e a seguire è arrivato una battuta del procuratore aggiunto di Bologna Giovannini, che dice che libero da correnti in magistratura ha la percezione di una maggiore difficoltà nell'accedere a incarichi direttivi. È così? Non sono sicuro che sia così, nel senso che il problema della nomina di incarichi direttivi è delicato. Per molti anni, per decenni, si è risolto il problema valorizzando soprattutto l'anzianità dei magistrati, quindi soltanto chi aveva una certa anzianità di servizio. Questo era sbagliato, si può dire. E tutti insieme, 15 anni fa, abbiamo detto che era il sistema sbagliato, okay. Bisognava da spazio anche al merito, e quindi è chiaro che... E un po' le cose in 15 anni sono cambiate. Sono cambiate, nel senso che adesso nominano, adesso non è il mio caso che ho una certa età, ma nominano anche colleghi molto giovani in carichi di prestigio. Certamente aumenta la discrezionalità di chi ti nomina, cioè del Consiglio Superiore della Magistratura. Io spero che sia orientata al meglio, però è un dato inevitabile, cioè ti tieni fermo sull'anzianità e allora concorrono ben pochi, oppure allarghi la platea, allarghi anche la... E certo, bisogna saper valutare le competenze. Però insomma, grandi scandali non ce ne sono stati. Capisco invece l'amarezza del collega, perché noi dirigenti siamo costretti a non essere più a tempo indeterminato in un luogo, anche se ci si trova bene, come io per esempio mi sono trovato bene a Cremona, perché dopo al massimo di 8 anni siamo costretti a cambiare necessariamente. E tribunale. Questo non aiuta a costruire un certo tipo di lavoro. Non aiuta e comporta poi l'obbligo di... Ultimissima battuta, abbiamo pochi secondi. Prego. Lei è entrato in magistratura a 25 anni, ma era giovanissimo, come si fa? E allora le chiedo, i giovani magistrati sono altrettanto preparati? Sono preparati meglio rispetto a quelli della generazione precedente? Saranno preparati sicuramente meglio, soltanto che il sistema fa sì che entrino in carriera molto tardi, perché è aumentato il tempo che si passa all'università, da 4-5 anni. È richiesto obbligatoriamente almeno 2-3 anni prima di poter accedere al concorso. I concorsi sono molto lenti e quindi adesso l'età media si sposta dai 30-35 anni. Io penso che sia forse anche un danno, non soltanto per i giovani colleghi, ma per il fatto che quanto più si è giovani, tanto più si entusiasma. Una volta si parlava di giudici ragazzini, tra l'altro, negli anni 80-90, certo, che andavano in prima linea anche a combattere contro la mafia. Quindi aver cominciato così giovane, io sono contento, sono stato fortunato, ovviamente, ho vinto alla prima volta e forse la fortuna. Ma non solo fortunato, direi, non solo sfortunato, anche è bello, grandi capacità. È bello. Dottor Pio Massa, grazie, naturalmente in bocca al lupo per il suo nuovo incarico come presidente del Tribunale di Parma. Grazie a lei. Grazie. Grazie, stia pure con noi che dobbiamo chiudere, salutiamo i nostri telespettatori e diamo come sempre l'appuntamento a domani per ore 12 qui nel salotto di Cremona 1. Arrivederci. Ciao a tutti.